DPCM sta per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ebbene ragazzi, giorno 4 marzo 2020 Giuseppe Conte ce ne ha firmato uno contenente tutte le regole cui dobbiamo sottostare per combattere o quantomeno contenere l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, per gli amici il coronavirus. Questo decreto, tra parentesi, è stato aggiornato tipo oggi, cioè l'8 marzo 2020. Auguri a tutte le donne a proposito. Oggi parliamo proprio di questo importante decreto. Bentornati nel nostro videogiornale settimanale dopo tipo una vita. Benché sia buona creanza rispettare sempre le regole, soprattutto nei casi in cui qualcuno può rischiare la vita per colpa della nostra negligenza, è interessante sapere quanto sia effettivamente importante un DPCM. L'ordine gerarchico della legislazione nazionale è il seguente: Costituzione, legge, decreto del Presidente della Repubblica, decreto legge, decreto ministeriale, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi seguono delibera del Comitato Interministeriale, circolari e altre cose varie. Ma questo DPCM in cosa consiste esattamente? Allora, tutta la prima parte del decreto è una lunga, pallosissima introduzione, cioè esattamente come in un libro l'introduzione è la parte più noiosa, quella che proprio non vedi l'ora di levarti dalle scatole per immergerti nel cuore della situazione, però è anche la parte che è necessario leggere, altrimenti potresti non capire sufficientemente le intenzioni dell'autore. In questo caso, se andassimo a leggere direttamente i punti del decreto, skippando l'introduzione come si skippa la sigla delle serie TV Netflix, ragazzi, avremmo il 99% delle probabilità di ritenere esagerato e immotivato questo decreto. In sostanza, l'introduzione dice questo. Caro popolo latino, come ben sapete abbiamo già preso diverse precauzioni per contenere questo maledetto coronavirus, ma lui evidentemente non se n'è manco accorto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità purtroppo ha dato l'allarme epidemia. È per questo che il Consiglio dei Ministri ha già deliberato che per almeno 6 mesi il nostro sistema sanitario sarà presumibilmente nei guai fino al collo, proprio in alto mare. Perché? Perché non ha le strutture e gli strumenti necessari per assistere tutti quelli che di questo passo ne avranno bisogno. Detta in parole povere, non abbiamo abbastanza respiratori. Il problema qual è, infatti? Il problema è che questo virus si diffonde assai velocemente e di conseguenza gli ospedali non hanno manco il tempo di dimettere i pazienti in cura, che già ne arriva un'altra vagonata, e giustamente i medici non hanno dove piazzarli. Allora io, Giuseppe Conte, che sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 2, il 3 e il 4 marzo mi sono fatto delle lunghe chiacchierate con il comitato tecnico scientifico, ho ascoltato il parere del ministro della salute, del ministro dell'interno, del ministro della difesa, dell'economia, delle finanze, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari e le autonomie, nonché il presidente della conferenza dei presidenti delle regioni. E dopo aver incontrato tutte queste persone, giustamente ho deciso di imporre il divieto di incontrare gente, perché veramente non ne potevo più. Dopo aver incontrato tutte queste persone, ho deciso le seguenti cose. Fine dell'introduzione. Addentriamoci nel decreto. Ora io mi rifaccio al decreto del 4 marzo 2020, perché quello ho studiato con attenzione. Il decreto del 4 marzo e il decreto dell'8 marzo comunque sono molto simili tra loro, cambia comunque l'ordine di alcuni articoli e sono state aggiunte alcune misure che vi dirò nel corso del video. Nel DPCM del 4 marzo 2020 l'articolo 1 è un elenco di misure che dovrebbero servire per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus. L'articolo 2 è un elenco di informazioni utili alla prevenzione del virus. L'articolo 3 spiega come verrà controllato che tutti rispettino queste norme. E l'articolo 4 sono cose che Conte non sapeva in quale dei precedenti articoli piazzare. Infine c'è l'allegato, che è l'unica parte del decreto che hanno letto tutti, ovvero quella in cui viene spiegata l'importanza di lavarsi le mani e di non starnutire in faccia ai passanti. Ora, insieme ai più forti di cuore, andrò ad esplorare e soprattutto a semplificare quanto
almeno ci proverò, il contenuto di ciascuno di questi articoli, tanto la laurea me l'hanno rimandata e abbiamo tutto il tempo del mondo. Articolo 1. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19. Allora, tutti gli eventi che richiedono che degli umani stiano insieme in una stanza sono sospesi. Se poi in questi eventi era coinvolto personale sanitario, non ne parliamo. Il personale sanitario da questo momento in poi non ha più una vita, non gli sarà concesso il tempo per fare pipì, figuriamoci per fare un meeting. Andiamo avanti. Elenco di eventi che sono sospesi: manifestazioni, spettacoli di qualsiasi tipo, compresi quelli al cinema e a teatro, a meno che non si svolgano in luoghi in cui i partecipanti possano stare ad almeno un metro di distanza tra loro, non un centimetro meno. Quindi consiglio, invece di comprare le mascherine, che non servono a niente a meno che non siate già malati, in quel caso statevi dentro, invece di comprare le mascherine, investite sul metro. Quello è molto più utile a fini preventivi, a quanto pare. Sono sospesi pure gli eventi sportivi e le competizioni sportive, ovunque tranne nei comuni in cui non ci sono stati casi di coronavirus, dove saranno consentiti, sì, ma senza pubblico, all'aperto, comunque in strutture molto ampie e con il personale medico che controlla a tappeto tutti quelli che entrano. In ogni caso deve essere garantito lo spazio per mantenere la distanza di sicurezza, altrimenti niente, tutti a casa. Fino al 15 marzo 2020 risulteranno chiuse scuole, università, servizi educativi per l'infanzia, accademie, corsi, master di qualsiasi tipo. Unica eccezione è fatta per i corsi post laurea e per i tirocini dei futuri medici e del futuro personale sanitario, perché ce ne serve in quantità industriale. Ovviamente sono sospese le gite, i viaggi di istruzione, i gemellaggi, anche perché nessuna famiglia finlandese sarebbe felicissima di aggiungere un posto a tavola per un italiano in questo momento, immagino. Onde evitare di dare agli studenti una gioia, benché le scuole rimarranno chiuse, comunque le lezioni si svolgeranno a distanza, presumibilmente quindi in remoto attraverso delle videoconferenze, con il rispetto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Attenzione, l'unica disabilità che verrà discriminata sarà la mancanza di una connessione a internet. Sarebbe carino, secondo il decreto, che anche le università e le accademie si organizzassero per eseguire delle lezioni telematiche, però poi questo è a discrezione delle singole università, se ho ben capito. Gli studenti che si beccano il coronavirus o che devono stare in quarantena preventiva, niente, manco per loro c'è pace. Lezioni a distanza anche per loro. Se proprio non sarà possibile, verranno aiutati a recuperare in un secondo momento. Quantomeno le loro assenze non saranno tenute in considerazione ai fini delle valutazioni o dell'ammissione agli esami. Ci mancherebbe altro. I pazienti in pronto soccorso devono essere da soli, niente accompagnatori. I parenti potranno fare visita ai pazienti ricoverati in ospedale, in clinica o nelle case di riposo solo se la direzione della struttura è d'accordo e comunque attuando un certo protocollo, che non so se significhi indossare tute aerospaziali, però è probabile. Gli esami per prendere la patente saranno sospesi, che poi ci avete voglia di uscire per rodare la macchina e non va bene. Infine verranno presi provvedimenti non meglio specificati per evitare che si diffonda il virus all'interno delle strutture penitenziarie. Andiamo all'articolo 2, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Nel decreto si raccomandano le persone anziane e le persone affette da patologie croniche, che potrebbero essere ad esempio cardiopatie, ictus, diabete, tumori, malattie respiratorie o comunque persone il cui sistema sanitario è cagionevole, gli si raccomanda di abbonarsi a Netflix e non uscire di casa se non strettamente necessario. Mandate qualcuno a fare la spesa al posto vostro, insomma organizzatevi. Se proprio non ce la fate a vivere segregati, quantomeno frequentate luoghi poco affollati in cui possiate mantenervi ad almeno un metro di distanza dagli altri umani. Importante, la parola d'ordine è distanza di sicurezza, anche per voi. I concorsi pubblici. I concorsi pubblici pare che si terranno comunque, ma sarà garantita ai candidati la distanza di sicurezza di almeno un metro, sempre la distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza salverà il mondo. Chiunque sia stato in una delle zone a rischio dal 19 febbraio in poi deve comunicarlo al proprio medico di riferimento telefonicamente. Nel caso in cui il medico lo ritenga necessario, dirà al paziente di isolarsi per 2 settimane, contando dall'ultimo giorno in cui si è trovato esposto al contagio, insomma, per 2 settimane. Se il paziente manifesta dei sintomi, deve ovviamente dirlo al medico di riferimento, allontanarsi dagli altri conviventi, isolarsi in una stanza con la porta chiusa da una trave di legno, tenendo la finestra aperta e indossando una mascherina chirurgica che
che gli verrà fornita. Verrà contattato poi ogni giorno da un medico. Attenzione, giorno 8 marzo 2020, alle norme appena citate è stata aggiunta la totale quarantena della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Chiunque si trovi in uno di questi posti citati non deve assolutamente abbandonare il luogo, cioè non deve uscire, deve stare dov'è, non deve assolutamente abbandonare il territorio, salvo motivazioni proprio troppo urgenti, tipo motivi di lavoro o motivi di salute. Per il resto statevi dove siete, gentilmente. Andiamo all'articolo 3, monitoraggio delle misure. Il prefetto di ogni territorio monitora che le misure suddette siano attuate da parte delle amministrazioni competenti, ma l'8 marzo è stato aggiunto al decreto che il prefetto, se necessario, potrà avvalersi delle forze dell'ordine per assicurarsi che queste norme siano rispettate. È stato inoltre aggiunto che chiunque non rispetterà tali obblighi, tali regole, verrà punito in base all'articolo 650 del codice penale, che si occupa appunto di chi non osserva le normative, i provvedimenti emanate dalle autorità e che riguardano la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o l'igiene. Attenzione, perché questo reato è punibile con un'ammenda fino a 206 euro o addirittura con l'arresto fino a 3 mesi. Quindi se non vi mettete agli arresti domiciliari da soli, vi ci metterà l'autorità. Nell'articolo 4, quindi nelle disposizioni finali, veniamo a sapere che questo decreto sarà valido fino al 3 aprile 2020 e coinvolge tutta l'Italia, salvo per la storia della quarantena della regione Lombardia e delle località citate. Andiamo a questo punto alla parte facile, cioè l'allegato, anche detto istruzioni igieniche obbligatorie che tutti noi dobbiamo seguire, altrimenti siamo delle inguaribili teste di cavolo. Allora, punto A, lavarsi spesso le mani. Per spesso io personalmente intendo dopo aver tossito o starnutito, dopo aver soffiato il naso, dopo aver maneggiato oggetti sporchi tipo soldi, cioè mai, dopo aver toccato un altro essere umano, dopo aver fatto i bisognini, dopo aver toccato maniglie di luoghi pubblici, dopo aver toccato qualsiasi cosa in un luogo pubblico, in generale comunque tutte le volte in cui si rientra a casa, la mattina, la sera, poi a caso, altre volte a caso. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, anche se gli volete molto bene, anzi soprattutto se gli volete molto bene, perché potete fargli del male. Non è detto che dobbiate manifestare dei sintomi per contagiare il coronavirus, attenzione. Evitare abbracci e strette di mano, questa comunque io la metterei nella Costituzione. Mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, anche questa per me comunque è costituzione subito. Starnutire e tossire in un fazzoletto e non sulle proprie mani. In ogni caso cercate di coprirvi la bocca in qualche modo quando dovete tossire o starnutire. Non condividete le stoviglie, per esempio i bicchieri. Non toccatevi continuamente occhi, naso, bocca con le mani, che io lo sto facendo per... vabbè. Non prendete farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico, altrimenti si rischia soltanto di abbassare il sistema immunitario facendo più che altro danno. Il coronavirus appunto è un virus, non è un batterio, quindi gli antibiotici non servono a nulla e comunque, cioè, non si prendono senza che lo dica il medico, sempre, mai, non soltanto in questo, cioè non c'è bisogno di che il decreto. Cercate di tenere pulite tutte le superfici utilizzando per esempio candeggina, alcol e comunque disinfettanti a base di cloro. Usate la mascherina solo se sospettate di essere malati o se prestate assistenza a persone malate. Non comprate mascherine a caso e lasciatele a chi ne ha bisogno, perché tanto come strumento preventivo non servono a niente. Metro, comprate il metro. Un hula hoop è un investimento migliore. Andate in giro con un hula hoop, molto meglio della mascherina. Fine del DPCM, ragazzi, da questo momento in poi, fino al 3 aprile 2020, chiunque non rispetti queste norme è considerato un maleducato. Provi a baciarmi maleducato, provi ad abbracciarmi maleducato, mi vuoi stringere la mano maleducato, mi aliti addosso e mi tocchi mentre parli, maleducatissimo. Ok, momento serio, i medici stanno veramente facendo del proprio meglio per aiutare il paese, stanno rischiando la propria salute. Tipo ogni giorno, continuamente, e molti stanno cadendo tipo soldati in guerra, e in confronto ai loro sforzi, veramente mantenere le distanze consigliate e uscire di casa il meno possibile è un sacrificio miserabile. Cerchiamo di pensare questo, cerchiamo di essere uniti almeno in questo caso, cerchiamo di essere educati almeno in questo, e andrà meglio, cioè presto andrà meglio.
Se siete arrivati fino a questo punto, ragazzi, grazie per esservi interessati a comprendere questo decreto. Spero che potremo rivederci presto. La mia laurea è stata rimandata a giorno 16, quindi lunedì. Dopodiché sarò tutta vostra. Tanto per registrare non devo uscire di casa. Per oggi è tutto, a voi la linea.